Allora, quindi devo mettere Mario Kart. Adesso avrai tipo Adesso. 800. Aggiornamenti. Esatto. No, infatti già mi ha fatto aggiornare la console. Quello sì. Quella anche a Mario noi, tipo ieri. Kart. Non so dove cazzo sia Mario Kart, però aspettate. Rocco, Rocco, dimmi. partiamo bene. Rocco, no, aspetta. perché io la Switch non la uso mai. Fai regionale, vero? Faccio regionale? Facciamo regionale? Facciamo regionale, va bene. No, come vuoi, so che mondiale hai problemi, se no facciamo amici No, avversari, come io vuoi. ho problemi perché ci sono i giapponesi. Ah, No, ma adesso vado. Va, nel ok. senso, va. Ok, io mi unisco a te allora, praticamente. Va bene, se no, se vogliamo fare una partita privata. Io so che un po' di gente dovrebbe unirsi a noi. Quindi Allora faccio. se facciamo una partita privata, potremmo andare a fare private, boh. Oh, ok. Ascoltami, fai tu o faccio io? Fai tu, che Faccio io, dai, va bene. è più seguaci, diciamo. Allora, creiamo un gruppo privato. Dimmi quando parti con la live, che parto anch'io, Sì, io in realtà sono già che te partito. pareva? Io Vabbè, ma non ho faccio. fatto saluti, non ho fatto niente perché io sono molto grezzo. Sì, ma cacchio, dimmi quando parti. Tra l'altro stavo pensando una cosa, ma io Mario Kart ce l'ho? Ce No, l'ho? sul serio. Ce l'ho? Ce l'ho Mario Kart? Sì? Beh, mi Sì, verrebbe sì, sì. quasi da dire che sei un coglione. Ah, figa, giochiamo a Ah, sì, ce l'ho, ce l'ho. MK. No, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce Lui sta cercando l'ho. ancora Mortal Kombat, secondo me. Sì, Ah, no, infatti. ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Mi dai No, l'ID del gruppo? Io non ho fatto nessun ID, basta che. Ah, aspetta. Ah no, Non no, mi no, ric non serve, non serve, Non serve, ok. Non mi vero? ricordavo più che Mario Kart ce l'avevo soltanto in digitale perché faceva parte del bundle con la console, ecco Ah, perché. beh, allora. Ah, ok. Se è a posto, non serve, perché io inserisci niente. SeiVKJK. Beh, se io metto che si vede l'ID del gruppo, si può unire la gente così a casaccio, no? Sì, Anche chi sì. guarda le live, bom, perfetto, vabbè. Anche chi non ti è amico, perché se ti è amico vedono che tu stai gareggiando, hai creato un gruppo. Se metti Ok, anche l'ID, anche chi non è amico di Switch ti può ok. unirsi. Può unirsi, vabbè, perfetto, direi che va benissimo. Allora, io lascio l'ID visibile, così se mai qualcuno volesse unirsi in diretta live con noi, può farlo. Nel Saluto tutti, frattempo, ciao! ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa nuova live. Dopo un'ora e mezza è partito il saluto ufficiale. Nel frattempo i nostri amici si stanno. Niente, si stavano guardando, poi si sono girati dall'altra parte. Hanno litigato così a caso. Ne sono andati. Undici Allora. minuti. Cosa? Stai scaricando il gioco? Download dice aggiornamento 11 minuti. Vabbè, ma è bellissima questa cosa. Vabbè, noi giochiamo, dai. Sì, è andata, è andata. Allora, facciamo una partita io e James nel frattempo. C+ lo mettiamo difficile. Così. Ancora 50 secondi. Eh? Dammi ancora 50 secondi che presento la live e dopo Ah, vediamo. ok, va benissimo, benissimo. Puoi settare intanto. Ma No. quanto sei carico? Io Quanto sono sei carico? carico? Io ho iniziato la live qualche tempo fa, poi mi stavo addormentando, ho detto ragazzi, ci vediamo tra poco, devo andare a fare una cosa e ho dormito mezz'ora. Fatto bene. Fantastico. E ieri sono stato 2 ore e mezza a giocare a Lies of P, porca troia. Mi devi dire Ah. due chicche dopo finito la live. Mi Va devi bene. raccontare due cose. Va bene. Nel frattempo io, quanto manca? Ma scusate, invece come faccio poi a entrare nella vostra partita? Cioè, ho bisogno di avere i vostri codici amico, quelli Sì, creati lì. beh, te lo diamo in live, Sì. aspetta, che parto. Non lo posso fare dalla dashboard di Nintendo. Sì. Eccoci, benvenuti signori, ciao a tutti, buonasera, buonanotte, buone botte, tutto quello che volete. Siamo qui con Rocco e Iso che giocheremo a Mario Kart. Poi vi spiego tutto quanto, anche se volete unirvi alla live, se volete giocare con noi. Se state guardando il mio canale, vi unirete a noi. Insomma, se guardate il canale di Rocco, sapete che c'è la
la stringa l'ID per unirsi alla nostra partita. Ringrazio tutti coloro che si uniranno alla live, chi sbirceranno solamente e chi metterà mi piace se volete, o se volete iscrivervi al canale va bene lo stesso. Intanto vi faccio sentire subito le voci di Iso e Rocco. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao. Siamo pronti? Siamo quasi pronti, sì. Siamo prontissimi, a me mancano ancora 9 minuti di aggiornamento. Va bene, dai. Intanto, allora, spieghiamolo bene. Iso è da un secolo che non accende la Switch. Posso dirlo, Iso? Posso dirlo al pubblico? Sì. Probabilmente non ha mai giocato neanche a Mario Kart. No, non è vero. Ho giocato, non so quando, però molto tempo fa. Ok, dai, ci sta comunque che accendi e hai un casino di aggiornamenti. Cosa vuoi farci? È così. Arriva là. Capo e collo, ti arriva un giga e passa. Per fortuna su Switch non sono così... Posso dire una cosa? Sì, prego. Finalmente ci sarà qualcuno più Sega di me oggi. Guarda, su questo ne dubito. magari ti batte alla grande. Sì, ma... Ciao Giovanni, grazie per essere qua. Tra poco si parte, eh? Ciao Giovanni. Se hai la Switch e vuoi unirti, puoi farlo tranquillamente. L'ID del gruppo lo vedi lì sotto. E se vuoi unirti, allora, ci spacchiamo tutti quanti assieme. Mi detti la ID del gruppo, che la scrivo anche sulla chat, via. Perché tu non la vedi ancora, o sì? No, non la vedi? No, io non vedo sul gruppo, siamo sul mondo, sopra il mondo e basta. Ah, e sotto in basso non c'è scritto l'ID, vabbè, non importa. Allora, no, l'ID del gruppo è 6V, Verona, K di Congo, non lo so, J di Jungle e K di Congo. Cioè, volevo fare lo spelling. K e J, mortacci vostri. Giovanni, hai giocato un po' a Lies of P? Ieri ho fatto comprare Lies of P a Giovanni, così. Davvero? Si è preso bene, non so se l'ha comprato la... Giovanni. O l'ha scaricato di Sgimbash, però... sì. Ok. Allora, nel frattempo... Vabbè, io e te partiamo, poi... Sì, andate. Tanto mi mancano 7 minuti. 7 minuti, diciamo che un paio di corse riusciamo a fare. 48 corse anche no, magari. Però, vai. Così vi riscaldate, imparate i tasti. Esatto. Vai. Io e Rocco così, di brutto. Eh sì, vai di brutto così, vai. Ti dicevo, strano, no? non vedo la confezione di Mario Kart da nessuna parte. Certo, ce l'avevo in digitale. Figa dov'è? Esatto, l'ha comprato. Stamattina l'ha provato e gli sta piacendo un sacco. Giovanni, ti divertirai un mondo con la ISOP. Buon Giovanni. Oh, che bello. Giovanni ieri ha assistito a tutta la mia challenge su Mario 64. Enrico se n'è andato in un momento di sconforto in cui stavo facendo cagare e poi mi sono dovevo fare delle cose, scusa, e poi mi sono ripreso alla grande. Giovanni ha distrutto la tua live ieri. Sì, è un masochista. Esatto. Oh, bella sapita. Siamo solo io e te, siamo. Praticamente. Ho sentito uno schiaffeggiamento del ginocchio come quando perde in Halo Loris. O sbaglio? No. Sta parlando sottovoce, ma in realtà lo sentiamo benissimo. Scusate, che stavo parlando con... No, però so che finiscono anche questi giorni. Bene. Nel frattempo, inspiegabilmente, sto arrivando primo. Infatti, mi hai sculato la postazione. 4 minuti. 4 minuti, abbiamo tutto il tempo di prendercela nel culo. E no, e vaffancuore! Primo, arriva la gruppo blu. Sei arrivato in tempo, primo. No, una bomba porca. Ah, ma non eri tu primo, era Todette prima. Ah, ragazzi, devo abbassare un po' l'audio di... Vaffanculo. Devo...
abbassare un po' l'audio di gioco. Quindi in questa fantastica e soprattutto molto al passo coi tempi, vorrei dire, interfaccia della Nintendo Switch, sì, non è possibile aggiungere gli amici online. No, sì, si può. Tipo come su Xbox, no? Che se ci giochi amico insieme, puoi trovare le ID e chiedergli l'amicizia. Sì. Quell'episodio sulla fortezza di Twomp ce lo ricorderemo per sempre. Esatto, ho fatto proprio cagare in quel pezzo. Però ragazzi, che recupero. E la stella, è la stella dentro la gabbia, quanto è stato bello prenderla. Ah, eccoli qua, lista di amici online. Vedi? Vedo Ruox che sta giocando. Ah, ecco da dove lo vedo. Tu non mi hai come amico, vero? No. No. Però devi inserirti il codice. Aggiungi un amico. Sei pazienza, te l'ho detto fra poco. Ma se puoi fare anche tipo aggiungi amici dalle persone che hai, con cui hai giocato. Quindi se entri nella stanza con me, poi lo trovi. Certo. Sì, può fare. Vaffanculo, continua a cadere io. Te lo dico io. Questa cosa del codice amico fa molto anno fa. Sì, è tanto vecchio, ha sempre avuto il codice amico Nintendo. Ha sempre avuto anche dei problemi. Online, sì. E tra l'altro non capisco perché i giochi di Mario online a me fanno schifo al cazzo, cioè proprio non vanno. Ti ricordi quando abbiamo giocato a Mario 3D World? Che sì, andava a scatti far schifo. Sì, Super Mario Wonder uguale, però Mario Kart no. Inspiegabilmente Mario Kart no. Sì, è andato a fare in culo, vai. Dai, 2 minuti. Non pensavo che si potesse prendere con il cannone quella stella, è stato un recupero miracoloso. Allora Giovanni, tu devi sapere che io ho scoperto il gufo molto tempo dopo aver finito Mario 64. Dai, sul serio? Non sì, lo sapevi? No, non lo sapevo proprio. Forse me l'ha fatto vedere Iso il... Possibile. Il gufo, perché io non lo sapevo proprio. Quindi l'ho sempre presa col cannone io. A tentativi, ma l'ho presa così. Oh, che bella sta corona. Ma vai a cagare, vai. E continua a scegliere te, porco due, oh. Sta pista non me la fa mai fare, cazzarola. Bene. Bene. Scancato. Mancano pochi secondi ormai. Vai. Tempo rimasto 1 minuto. E allora non sono pochi secondi, sono 1 minuto. 97%, va bene sperare. Ma perché... Volevo criticare un po' la dashboard di Nintendo Game Switch, che fa veramente vomitare. Ma non dire così. Un minuto, anche se in realtà mancano secondi. Un po' approssimativa, diciamo. Iso, Mario Kart 8 Deluxe, guardalo. Eccolo, lì. Sta arrivando? Sta venendo. Non ho tutte le piste. I cazzi tuoi. Deluxe normale. Vabbè, io c'ho tutto. Va bene. Però se non sbaglio tu puoi vedere le piste anche se non le hai. Sì, e puoi provare. Guardo soltanto, insomma. No, puoi giocarci, te le carica momentaneamente. Sì, ma però va andata a fare in culo, sono appena arrivato primo. Come sorpasso la linea, ma vai a cagare, va. Adesso quel caschetto te lo picco nel culo. Vieni. Vieni, ti faccio uscire i capelli biondi dal culo adesso, vieni. Vieni qua, che ce n'è per tutti. T'ho detto, avevo un guscio rosso pronto con il nome di James sopra. È arrivata Todette, se l'è preso lei. Due gusci rossi, il primo e il secondo. Mentre sei in volo, vai. Sei caduto in acqua? Sei sì, andato a pescare... che cazzo? Le trote, bravo. Oh, non mi veniva neanche in mente il nome di un pesce. Le carpe volevo dire. Oh, carpe e anche Diem. Carpe Diem.
Si sente un po' vatta. Vabbè, però è andata a fare in culo di nuovo la seconda volta. Ciao. Primo, vabbè, a cagare, beh. Te, i diari della motoretta, là, fa il culo. Il chopper. Il chopper. Oh, io suono la tromba. E arriva quello con la stella che mi piglia in pieno. Vedrai se non mi cilindra in pieno sto stronzo. Oh, forse sono riuscito a entrare. Grande. Vedo Enrico a 15 punti, Roax a 7 punti, oppure si resta tutti gli altri. Sì, sei nell'assenza giusta allora. Sì. Allora, Giovanni, se vuoi unirti, sai come fare. Cioè, tu sei... la prossima corsa. Eh no, chi è stato lo stronzo che ha usato il fulmine di merda? Yes. Ah, ma Roax, sei Yoshi. Giovanni, potresti sentire un po' vattato perché io c'ho una voce di merda oggi, sto proprio male. Allora, ragazzi, non perché ne... voi il microfono riuscite ad alzarlo un pochino? Perché io vi sento un pochino bassi. No, ti alzo il microfono? Mio? Sì, alzalo un po'. Mi senti? Ah, sì, sì, ok. No, prova. Tu non riesci perché... È dall'app. Non no, vabbè, ma vi si sente abbastanza... Madonna, che mi brutto che hai, Iso. Tra l'altro sembra pelato, non si vedono neanche i capelli. In mezzo al nero del mondo. Ah, adesso si vede che c'hai i capelli. Adesso no. Iso ha scelto a caso con questa pettinatura un po' spettinata, tra l'altro. Un po' sbarazzina. Oh! Comunque siamo tre con gli occhiali, eh? Non ci possiamo menare tra di noi. No, non si può menare uno con gli occhiali. A proposito, ma non perché io ne abbia bisogno di sapere questa informazione, ma giusto per chi ci segue, per il nostro pubblico, vogliamo rinfrescare un po' quali sono i tasti di Mario Kart? Allora, con A acceleri. Bene. Ok. Con R salti. Bravo. R salto, bene. Con B è il freno. ZL lancia delle cose. Ok, benissimo, benissimo. Ok. Ed Iso, tu stai provando questa pista che non hai, però la stai giocando. Ah, ok. Ed è la pista di Yoshi Island. Quindi il mondo di Yoshi Island, la musichetta di Yoshi Island. Iso, se sapi di fare le... E derapate, giusto? E derapate, ti dà il mini turbo, ovviamente. Giusto, come lo ricordavo. È bellissima questa pista. Sì, sì. È stupenda, è la pista più bella che hanno fatto per un DLC. Le altre fanno tutte schifo. Chi è questo? E non ti dico la corsa in bagno quanto fa cagare. C'è da dire che Yoshi Island è forse uno dei più bei giochi. Vai che lo becco! È uno dei platform più belli mai tirati fuori, secondo me. Decisamente. Colorato, stupendo, bellissimo. No, è una roba troppo lavoro, ispiratissimo. Ma Iso è primo, cioè non ho mai visto sta pista, è primo. Fatemi sì, capire. Prima. Lo raggiungiamo, adesso, sì, dai. Sì. Easy. Iso. Oh, primo. Vedo un... Madonna, se vi acchiappa al volo col guscio. Mamma mia, Enrico, che cosa hai evitato? Ho frenato. No, ma il guscio verde. Te l'ho tirato dall'alto, proprio in picchiata, e t'avevo preso. Colpa di Rocco, allora. Colpa di Rocco, un cazzo. Perché? I fulmini di merda. Guarda, lui arriva tranquillo. Ta, ta, ta. Ma che cazzo di macchine hai? Anni 60, proprio. Sarà una Mercedes. Ah, bello. Avvia forte, però. E basta, così. No, mamma, no, bastardone. Ciao Samsi, grandissimo. Ciao, Samsi. Ti aspettiamo in pista. Oggi con noi abbiamo sia Enrico Bond che Iso. Che tra l'altro ha appena vinto. Iso vince. E Iso vince.
Niente, io avevo un guscio rosso, l'ho tirato, una soppiata al culo. Vedi, Jabber, tu dicevi, forse c'è uno più scarso di me. Sì, esatto. Sei sempre te. Ma sei ottavo, che cazzo stai a dire? Ma sono ottavo perché ho appena iniziato, capito? Cioè, sì. Ho già due corse. Se avessi iniziato prima, arrivavi primo. Casuale. Sì, assolutamente. No! Sapevo se si potesse dire coglionazzo su YouTube. Ma comunque anche con Y si può accelerare, giusto? Boh. Non penso. Ho accelerando con Y. Io sono su Twitch e si può anche bestemmiare, forse, quindi... Sono su YouTube, Sono abbastanza tranquillo. Io non bestemmio mai, però, Cioè, a parte bioparco, che posso dire, ma insomma... Zoom, ad esempio, è un bioparco, quindi perché si può dire. Su Twitch non c'è la chat. Eh già. Pensa, paghiamo il servizio online su Twitch e c'è anche la chat. E pensa. Abbiamo tutti i giochi in retro gaming. In realtà, diciamo le cose come stanno. Aspettiamo un'arancia a favore di... Un'arancia? Un'arancia, hai detto? Sì, un'arancia. Ah, spicchiamo allora, non spezziamo. Vabbè, spicchiamo una lancia a favore di Nintendo. Spezziamo sta cazzo di lancia per Nintendo. In realtà, puoi chattare con i tuoi amichetti online. Con l'applicazione. Ma devi scaricare un'applicazione per il tuo telefono. Cioè, tu pensa ai geni, i geni del male di Nintendo, che ti pensate. Esattamente. Come stiamo facendo noi adesso, ma funziona meglio così. Esatto, decisamente. Funziona noi, ma su Xbox direttamente. Fanculo Nintendo. Stiamo giocando con Switch, stiamo usando la chat di Xbox e abbiamo le cuffie di Sony, più o meno. Esatto. Not bad, ragazzi, not bad. Non si può dire che noi commentiamo. Allora, ragazzi, io come sempre vi invito a invitare gente a seguire le live. Se avete degli amicici che abbiano Twitch, vi invito sul canale. Se volete passare da Enrico Bond su YouTube e anche su Twitch, lo trovate anche lui in live in questo momento sul tubo. Iso niente, perché Iso ha smesso di fare cose. Iso ci fa solo più compagnia. Questo sono stato. Nel frattempo vi ricordo che questa sera... Non conosco la pista. James, tu cosa fai questa sera? Vai in live? Non penso. Ok, bon. Allora, questa sera, voi non lo sapete, ma io, James e Iso, finalmente registreremo il secondo episodio di Cazzeggio all'Italiana. Ovviamente su GTA 5, quindi aspettatevi delle grandi cose. Ricordiamo che GTA, che Cazzeggio all'Italiana, il primo episodio, sembrava non fosse così, ma è stato interrotto bruscamente perché io mi stavo cagando addosso. Non so se l'hai menzionato, ma saremo su GTA 5, bravo. No, non volevo che il nostro pubblico avesse delle incertezze su quale. Ok. Il 6. GTA il 6, Online. Pensano che siamo già sul 6. Rox, stasera smash quando finisco di registrare, probabilmente. Sì, perché io credevo di fare smash, ma credevo anche di iniziare a fare live più prima. Ma poi stavo dormendo e quindi niente. Iso, sotto di 10 punti! Rocco, ma non sei neanche arrivato primo. Peccato! Iso, peccato! Quinto. Volevo dirlo. Io ho ben iniziato. Però, Samsi, questa sera tardi ti posso assicurare che si giocherà di nuovo a... Sì, ti aspettiamo, Samsi. Si giocherà di nuovo a Lies of P. Ormai lo devo finire, sto cazzo di gioco, perché... Voglio poi cominciare con qualcos'altro. Allora, sta per entrare anche Samsi. Ce l'hai Smash per Switch? No, vero? No, quello no, mi sa. Ok. Non è che ce l'hai in digitale.
No, ma figurati se ho comprato lo Smash in digitale. Vaci piano, mi raccomando. Eccolo. Ed è arrivato Samsy. Hola. Ma Flavio arriverà? Ciao. Flavio Iso non lo conosci, ma Flavio Flavio si incazza come una bestia quando perde. Allora, dai, partiamo. Quattro gare, sfide individuali, oggetti normali, CPU difficile, tutti i veicoli, quattro corse. Scegliete e moltiplicatevi. Io vado di casuale. Lo zecchino andava raccolto ogni 9 minuti, è vero, io poi me lo sono dimenticato. E Samsy, dovete sapere che è un feticista del flipper. E sa anche quanto il flipper mi faccia schifo e lo fa apposta. Tutte le volte a prendere sto cazzo di flipper. Bene, è stata scelta la mia pista che, essendo casuale, non so neanche io quale sia. Facilissima. Bella questa pista, proprio bella, sì, Del DS. Del DS, ma io non mi ricordo più un cazzo di, piste, non piste. Samsy con Funky Kong. Attacca Samsy, attacca. Attacca di a cazzo Samsy, toma, ti tiro gusci verdi. E qualcuno lo devo acchiappare prima o poi, Nessuno. Nessuno, non ho preso Samsy, nessuno. Ma no, gettoni, dammi qualcosa. Ma se sei primo. I gettoni vanno benissimo, vanno. Sì, però se sei primo. Ed ecco, ecco Flavio che è arrivato su. Su Twitch, James, scusa se ti ho preso, ma saranno anche cazzi tuoi. Sì. Ok. Vai. Allora, in chiamata siamo con Enrico Bond e Iso, due miei carissimi amici, che stanno ovviamente giocando con noi. Quindi, Flavio, se vieni in pista, sappi che sicuramente non sono più l'ultimo, perché c'è Iso che fa abbastanza schifo al cazzo. Ma se sono arrivato primo! via. Ma c'è anche da spezzare un braccio a suo favore, perché non ci gioca. Dove detto. Vai? C'ho tre gusci rossi e non ho paura di usarli. Un paio li uso per Samsy. Arriva. Vai. Acchiappa Samsy, acchiappa, sto infame. Dove cazzo sei, Samsy? No! Rota. Ma vacca treno. Sì, quello arriva impennando. Mando cazzo, vai, toh. Manco, no. Manco lo spreco il guscio. Ma va a cagare. Porca trota. Mo tutti mi hanno superato, mo. Io come unico rivale Samsy. Vieni Flavio, che ti facciamo il culo anche a te, vieni. Facciamo bestemmiare in diretta a Twitch. E niente, Samsy è arrivato Samsy primo. Ho superato la piante piranha, no. Cazzo, sì! Samsy è inaggiungibile. Grazie, Flavio! Grazie! Vabbè, posso cambiare, no? Flavio mi ha appena detto che la combinazione che sto usando fa cagare. Ma sono molto contento. Adesso prendo Yoshi negro, nero. Ok. Okay. Ci riprova col flipper. Ah, no. Quanto sono bello con quella corona. Vabbè, sì, immaginavo Flavio che dicessi prezzatissimi. Oh, ma Flavio, entri o stai lì a farti gli affari tuoi? Non ti sente. Ha detto anche Rocco. Cosa ha detto Rocco? Cosa state dicendo? No, dalla regia mi hanno detto, sembri pelato lì. Sì. Detto, pensavo invece che ti avesse detto, ma fai schifo. Sì, l'ha detto anche Rocco. Alla fronte spaziosa. Alla fronte che ci fa il presepe a Natale su quella fronte. Dai. E Flavio è arrivato online, quindi tra un po' arriverà a dettar legge. No. Anche lui. No. Sì, ti sei piantato? Mai battuta più brutta.
insomma, su quelle radici ti sei piantato per forza. Mamma mia, oh. Comunque no. Donkey Kong? Eh? No. Di Donkey Kong? No, non sono su Discord, Flavio. Io Discord non ci posso più entrare, mi hanno bannato. Mi hanno bannato da fatto? No, vabbè, non è che sono stato bannato, è che non mi ricordo più il codice per entrare. La mia mail che uso non me la fa più usare e quindi mi fotto. Allora non sei stato bannato, sei solo un coglione. Vabbè, ma sono dettagli. Il gioco dice che non mi hai mai battuto una singola volta. Vabbè, ma perché tu non hai conosciuto Roax di 14, di 20 anni fa. Lì sì che ti facevo il culo. Anche 30. Anche 30 anni fa, va? 28, 26. 26 anni fa ti avrei fatto il culo. Dai, 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 dai. Ma che cazzo è successo? Porca troia. Fanno, Rocco, diciamo che tu hai fatto tante cose nella tua vita, però per fare il culo a qualcuno, mai. Beh, c'è stata una mia. Cosa? Andiamo, va. Allora, vai, così. Così. Ehi, James, ciao! Va a cagare. Ehi, no, 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 no! Ah, ma sto fulmine, ma sto fulmine ha rotto il cazzo, posso dirlo? Ma chi è che lancia il fulmine? È Zeus. Le retrovie. Le retrovie, proprio gli ultimi, no? Sì. No. Proprio il peggio del peggio lancia i fulmini. 16-0. Va bene, ti faccio un applauso, Flavio. Cosa ti devo dire? Dai, dai, dai. Che cazzo fa? E via! Ragazzi, sto passando. No, 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 sto passando. No, 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 no. Vaffanculo. No, no, no. A cagare. Oggi sono troppo forte. Io sono dietro di te, Samsi, Guardali lì, indietro, nelle retrovie, gli altri due. Sei quarto. Beh, sono che quarto sfiga. Perché c'è il PC anormale, difficile. Ed ecco, è arrivato anche Flavio. È arrivato l'arrotino. Bella, Flavio. Guarda che stronzi che sono. Sono dei pezzi di merda, tutti e due. Si coalizzano per fare sto flipper e andate a fare in culo, non è uscito di nuovo. Così imparate. È vista troppo bene. Sì, anche io da Parlamento. Allora siete delle merde, tutti quanti. Cazzo di flipper. Dai, forza, parti! Niente, sei inchiodato. È arrivato Flavio e ci ha inchiodato tutta la connessione. Mamma mia. Flavio, c'è il criceto morto nel router, cambialo, Ah, nel frattempo sono secondo. Ricordatevelo, perché mai più mi vedrete qua sopra. Eccolo, Rocco. E vabbè, però è andato a cagare. Cioè, hai detto, hai parlato. Oh, Flavio, parlato. Come ti hanno preso bene. Acchiappate sta banana. No, 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 no. Ciao, Samsi, com'è? T'è a posto? Passo io, Guarda che coglione che non ho preso neanche un blocco. Ehi, Samsi, com'è? Di nuovo bloccato? Io sto facendo la guida turistica e gli altri sono indietro. Ta-ta-ra! Non ho preso un blocco a star secchi. E vaffanculo, però. Sì. Dai, no. Dai! Dai, no! Troppo là! Troppo in là l'ho presa, vaffanculo. No, 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 sto facendo il flipper. Ho fatto 4, mi viene a superare. L'unica cosa che so far bene. Superare? Sì, ma non piantarti così però, Non sono capace di giocare poi. No, merda!
cagare, sti cazzo di... Dai, 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 Samsi! Dai, dai. Ma sti tulipani di merda, dove sono usciti? Ma c'erano prima. Ma dove cazzo siamo, in Olanda? Che è la pista del tour dell'Olanda, questa? Che pista di merda. Bravo, bravo, bravo. Bene, bene. E vai, cazzo! No, no. Bravi tutti! Rocco, veramente. Oh, ma guarda chi è a pari merito con quello sfigato di Jabber. Vabbè. Se c'è sfiga, che cazzo posso fare? Flavio, sei partito malissimo. Sei partito veramente male. Oh, Flavio si è sbagliato e non ha scelto il flipper. Anch'io mi sono sbagliato. Samsi, niente, sei... Mi ha back scappammato, bello. Dio. Ma che cazzo vuol dire back scappammato? Ma che... Ora ma siete morti. Alexa, stai zitta, ma che cazzo... Ti attivi? Anche prima, non è che... Ora le prendete. Va bene, ti aspetto, vai. Chi è questo che scrive? È sempre Flavio, che fa il figo, poi finisce ultimo. Prendo. Vai! Minchia, giocherò tutta la partita contro di Flavio, così. Niente, a me mi arrivano già i gusci rossi, la puttanazza di Eva. Vabbè, finché comunque non esce... Non esce il coso, io sono contento, eh. Iso! Bello, sto guscio rosso, va, fa mocco, vai. E che palle. Sono andato giù? È andato giù come un pirla. E che è andato giù? Allora, Iso, quando è che copri smash? Così ce le prendiamo anche lì. Dai, yeah. Madonna, vi tiro di tutto e di più di tiro. Guardalo, guardalo, quanto faccio cagare, guardalo! Ok, stella, stella, stellina. Ho fatto uno shock dodge! Bravo! Lo sarebbe? Ma sei proprio un nubo del cazzo. Cosa mi fai a non sapere cos'è uno shock dodge? Non lo sapevi neanche tu, poco tempo fa. Infatti, ma che cazzo è lo shock dodge? Niente, quando tirano un fulmine tu lo eviti. Ho capito. Io invece avevo appena preso la sella. Te l'hanno rubata. È arrivato il fantasma, no. E te l'ha fottuta. È arrivato il fulmine e me l'ha fottuta. E vabbè, capita, cagare, sai. Oh, ma avete rotto il cazzo con sti fulmini. Veramente sono un po' noioso. Non è che posso fare shock dodge tutto il tempo. Ah, ho capito adesso. Da secondo che ero, sono decimo. Ti hanno decimato! Ah! Scusate. Che battutona! Che battutona! Ah, vedete, ho fatto mezz'ora di zona, ma mi sono ripreso. Lo dici tu, Iso, o dico io? Dillo tu, poi io lo incarlo dopo. Hai rotto il cazzo di gioco. Ah, ragazzi, io il mio personaggio di GTA Online l'ho preparato, eh. Bravo. Io c'ho sempre il mignottone, invece. C'è sempre il mignottone. James, io... preparati il personaggio. No, no, scusate, ragazzi, perché qua dobbiamo essere politica di correct. Non è un mignottone, è un migliottone. È un migliottone. Io potevo creare per forza il personaggio, posso giocare senza... No, no. Eh beh, devi crearlo un personaggio. No, puoi anche guardare. Sì, ma ci metti un attimo. Rocco! Oh! Decimo! Vaffanculo! Sei dietro di me? Ci stai a provare? Ero. Ci stai a provare? Fine! Vabbè.
undicesimo. Leggo un suca Flavio. Mi sa che Flavio non è arrivato prima. E infatti. Niente. Io comunque. È finita così. Ciao Nick, grazie che sei passato. Buon tutto a posto. È finita così? È finita così. Samsung ha prevalso. Cioè, James, hai fatto 4 punti più di me? Sì. Sì. Va bene, adesso vi spacco tutti quanti. Terzo. Tutti quelli che è nella mia possibilità di spaccare, li spacco. Allora, aspettate, è sparito qualcuno? È sparito Flavio. Flavio se n'è andato. Flavio, che fine hai fatto? Flavio se n'è andato e non ritorna più. Niente, secondo me è... Non è in grinta oggi, Flavio. Nick, se vuoi unirti a Mario Kart, siamo qui. Quando vuoi. Chiunque voglia unirsi, lo faccia pure. Ma voi state sentendo che sto mangiando o no? Certo. Sì, ma ti sente benissimo? Anche che deglutisci. Sì, sì. No, dai. Sì, sul serio. Oh, cazzo. Allora, io direi di partire. Cosa vuoi fare? Vuoi fare ancora... Beh, l'ultima direi. L'ultima? L'ultima? Solo? Sì, solo. No, non ho visto i Games Award, però ho visto i vincitori. Sono d'accordo, cioè cosa posso fare? Cioè sì, niente da dire, vincitore Baldur's Gate 3 e ci sta, quindi voglio giocarlo anche io per capire come è sto gioco. Finché non lo provo non posso dirti il mio parere. E tra i giochi che ho giocato speravo che vincesse Zelda, ma penso che non abbia confronto con Baldur's Gate, quindi è giusto così. Voi cosa ne pensate, ragazzi? Ho visto che Alan Wake ha vinto 3 premi addirittura. Cazzo. Sì. Beh, Alan Wake hanno detto tutti che effettivamente è molto, sì, molto, molto bello. Ma io sui premi sono sempre abbastanza scettico, perché sì, anche c'è una grandissima componente politica anche in questo, e soprattutto a volte c'è la volontà di premiare un qualche cosa che magari non è proprio alla portata di tutti. Anche cioè, Baldur's Gate comunque è un gioco che non è per tutti. Diciamo, esatto, così come giocare a D&D non è per tutti. Infatti, ora che sia gioco dell'anno o quant'altro è un po' fuorviante, ma così come tutti questi premi lasciano un po' il tempo che trovano. Io ne sto facendo esperienza proprio in questi giorni, tra l'altro, che come sapete ho preso PS5. Sì. E ho recuperato un gioco che è stato totalmente snobbato sia dalla critica che dal pubblico. Forspoken. Soprattutto dal pubblico per colpa della critica. Che è Forspoken, esatto. Ragazzi, sapete quanti giochi io giochi durante l'anno? Sì. Sapete quanti ne compri? Sapete quanto ci gioco più, cioè, a ognuno di questi? Tipo non più di 5-10 minuti in ognuno. Sì. Forspoken probabilmente è il primo gioco di quest'anno che finirò. Beh, buono. Perché buono. È veramente bello. Cioè, non è un capolavoro, non è perfetto, è bellissimo, però è divertentissimo. Buono. Raramente ho visto una dinamicità dell'azione come in Forspoken. Funziona. Ripeto, non è perfetto, ma funziona tutto. I combattimenti sono veramente divertenti e l'esplorazione anche. È un world enorme, secondo me merita un casino. Cioè, alla fine i gusti sono gusti, cioè, certo, senso, ma sì, ovvio. Non è che un gioco che per la massa o per alcuni, per l'elite di chi recensisce i giochi è bello, allora necessariamente è bello per tutti. Dai, se ti piace giocare, che ne so,
a pescare dei pesci, fishing bus qualcosa, e il gioco è dato vita. Non è per tutti. Forspoken secondo me è una bellissima avventura, un bellissimo gameplay, molto molto divertente. Mi spiace che sia stato totalmente snobbato. Di fatto ci sia andato mezzo di mezzo di sviluppo, che poi vabbè, è stato tipo Square, però è stato troncato perché c'erano troppe aspettative su questo gioco, più che altro. Purtroppo e si parte sempre con tante aspettative, esatto. Ma è così come è successo con Starfield. Cyberpunk è un gioco stupendo, cioè con tra l'altro un substrato narrativo dietro che è meraviglioso, meraviglioso proprio. Cioè il futuro che si sono inventati in CD Projekt è meraviglioso. Soltanto perché si aspettava la luna dal punto di vista tecnico da questo gioco qua, è stato stroncato. Esatto. Però diciamo che l'aspetto tecnico di un gioco è una delle componenti, perché poi ci troviamo da un lato la critica che dice, o tanti youtuber che dicono, ma la grafica non conta, conta fino a un certo punto. Sì, poi intanto Cyberpunk è stato uno di quei giochi che è stato stroncato per l'aspetto tecnico. Sì. Nessuno ha mai detto, però c'è una storia brutta, ci credo, cioè azzardati anche a dirlo. infatti Gianfri! Gianfri è un altro di quelli che ho inserito nella lista amici da poco ed è venuto a farci compagnia. Enrico ha provato a sabotarmi, ha provato a sabotare Sansi, ma è arrivato primo. Allora, comunque ragazzi, Sansi, sappi che sono stato quasi primo fino all'ultimo anche io sulla pista del flipper. E se non fosse stato per quell'ultimo pezzo che mi ha fregato, vi avrei potuto battere. È entrato con noi adesso Gianfri, credo. Benvenuto, esatto, Gianfri. Sì. Ciao Gianfri, non credo ci sia ad ascoltarci su, sì, Twitch, però è con noi in pista. Nico, due secondi che gareggio. E comunque Nico diceva sulla chat qui su Twitch da me che gli dispiace che Spider-Man non abbia vinto nulla, ma come detto prima, ovviamente i premi sono dettati un po' anche, come diceva Iso, dalle stampa eccetera, quindi un bel gioco sì, però e poi cacchio, son premi, cioè voglio dire, ma tu gioca, sì, se ma ti infatti diverti, ma fregatene, che cazzo vuol dire, cioè sono totalmente d'accordo, sono totalmente cioè, se d'accordo, ti diverti su quel gioco basta, se no te ne frega del premio. Esatto. Scusa Iso, ti ho preso due volte su due col guscio verde. Ah, sì, stiamo facendo sono discorsi seri, arriva da poco, cioè veramente Iso. Adesso diverto un po' così. Non so. Mamma che me ne fotte. Scusatemi, ma Iso se l'è presa proprio nel culo due volte nello stesso verso, tra l'altro, è stato bellissimo. Vabbè. Sono... Io non ho nulla contro Riccioni, però quando qualcuno esulta per la gente che si apre il culo, cioè mi fa un po' strano. Gianfri, no? Sei stato acchiappato. E ciaone. E ragazzi, mi sto concentrando tantissimo. Tu ti stai concentrando tantissimo, ma sei tipo Terzo. E vabbè, adesso è arrivato il guscio rosso del merda. Sono finito fuori pista. Vabbè, purtroppo capita. Oh ragazzi, comunque Flavio se n'è letteralmente andato, ci ha abbandonati. Visto che non era per lui, Si è incazzato. È nervosissimo Flavio, ragazzi. Ha vinto qualche premio Flavio. Vinto il premio simpatia. È quello il problema. Se mi sente, mi toglie dalla lista amici, poveria. Non ha mai vinto un Game Award e non è vinto. Samsi prende la tangente e basta, non lo prendi più. Samsi che gliene fotte? Non si va. Ma quando è successo che sono arrivato quarto? Chi è che è arrivato con
il coso. Ah, guarda, Nick, io ho preso Cyberpunk che era Day One e devo ancora giocarci. Sam si dice che no, oggi non vincerete mai. È un bene che devi ancora giocarci, perché nel frattempo sono usciti un 70 aggiornamenti. Sì, sì, esatto. E l'hanno migliorato parecchio. Io... Però in realtà l'ha migliorato soltanto dal punto di vista grafico. Cioè... Io lo odio. Ma mi spiace. Io l'ho finito e l'ho amato su PS4 Pro. Ed è stupendo. Io purtroppo non l'ho apprezzato e... L'ho cominciato due volte, per due volte mi sono rotto le balle allo stesso punto. Rox, cosa ne pensi della mia potenza? Cosa ne penso? La tua potenza? Beccati il suo trapezio. Non entra! Non entra! La tua potenza non entra! Samsi, secondo me hai molto tempo libero. Ti faccio te? Diciamocelo, questa possibilità c'è. Che cosa devo farlo vedere? Allora io dopo, ragazzi, prendo il flipper, perché voglio spaccare il culo a Samsi sul flipper, sulla sua pista lo voglio spaccare, per fargli capire che i giovani devono stare indietro, zitti, buoni. Adesso l'hanno disconnesso. Io ti vedo che giochi, Samsi. Di cagate. Ok, andiamo. Ok, probabilmente è stato preso in mano da un bot. Flavio è tornato. Flavio è tornato scrivendo cazzo godo. Non appena Samsi ha scritto che è stato disconnesso. La cattiveria di questo ragazzo. Stupendo, grande Flavio. L'hanno tirato su a pane e cattiveria. E botte di Samsi che gli ha scritto Flavio Mammet. Boh, via, adesso iniziano a litigare. Che palle. Davip. Quindi adesso, ragazzi, sapete cosa succede? Che noi batteremo Samsi, perché in realtà è un bot che lo sta usando. Ah, dite che sei un bot? È un bot? Eh sì, è un bot, perché è stato disconnesso a partita iniziata e quindi Sans è stato preso. Se mi provocate vedrete un'altra persona. Flavio, non fare così. Si ride e si scherza. Guarda Gianfri, che bravo! Michina fatta! Dai! No! Bravo Gianfri! Bravissimo! Bravo! Ma è il terzo letto, ma io manco me ne sono accorto! Dai, forza! È arrivato settimo il tuo bot. Sei contento, Samsi? Poteva anche arrivare peggio. E invece... Bella, amica, grazie di commenti. Vai, nel frattempo è tornato anche Flavio. Adesso sono cazzi da cacare, ragazzi. Aiuto. Che sono tutti cattivi. No, non ho scelto il flipper! Siamo un sacco adesso, cazzo. Sì. Qua adesso cattivi, comincia ad arrivare gente. Arriva gente cattiva. Oh, stranamente tutti dall'Italia, Ma va. Meno male. Cazzo, oggi ho giocato con 5 giapponesi, porca troia, oh. Ti hanno distrutto? Sì, ma uno usava pure l'accelerometro, va a cagare. Lui è il volante di merda. La madonna. Esatto, come fanno? Ma porca troia, io ho giocato una volta e già faccio cagare, non vi dico col volante. No, ma chi è che ha tirato quel guscio verde contro la cosa?
Contro la barca. Che mi ha rimbalzato in faccia. Mi ha rimbalzato. Non c'ho più il naso, non c'ho. Allora, Gianfri, no, non ti insulto solo perché siamo amici sulla Switch, ma è stato brutto quello che è successo. Sanzi ha preso le scale. Ho buttato la tartaruga rossa a Flavio, adesso mi ammazza adesso. Sì, adesso finisci male. Adesso finisco male, sì. Occhio. Scusa Flavio, non volevo. Si è già vendicato. Davanti a me Iso, spallata e via. Sì, Sansi, mando cazzo, guardi. No. Tirato i gusci verdi, ma non mi ha preso manco per sbaglio. Ha preso il gusto blu. Rewind. Ok. Come cazzo è possibile? No. Sansi. Mamma mia. Ok. Non mi tocca nessuno. No! No! Dai, cazzo! Dai, cazzo! Tipo... Oh, ma come cazzo è fatto sto posto? Ma che curve di merda! Ma come cazzo è possibile? L'ultimo giro. E vaffanculo. Sì, è arrivato alla fiera dei pallottolo Bill. In due col pallottolo Bill. Senza quello non vincevate un cazzo. Ecco, ma sei arrivato ottavo. Eh sì. E certo, con il pallottolo Bill sono capaci tutti ad arrivare quinto e sesto, Quanto sei sfigato. Nel frattempo Flavio gode. Maledetti. Chiama Sansi, 12 punti hai fatto. No, 10 cazzo, punti hai fatto. Si è sconnesso. Sì, vabbè, si è sconnesso una volta, dai. Sansi, hai fatto cagare. Che ne dite di spararci una 200? Sento niente perché... Va bene, ci spariamo anche una 200 dopo. Senti. Ah no, adesso la spariamo una 200. Spara adesso. Dai, facciamo però 4 corse, perché non so se tutti ce la fanno a farne 6. No, infatti. Ok, ragazzi, prima pista che vado a scegliere, il flipper. No, sta giocando. Dove cazzo è il Flipper? Vuoi flipper? Vuoi flipper? Senti, così non so dov'è, però. No, ho sbagliato. Beh, è wireless. Senti, cosa c'è di merda. Questo archi qua. Puoi anche guardarci su Twitch se vuoi sentire cosa diciamo. Su YouTube. No, ma è... Vai. Capisce che deve sentire cosa diciamo. Ok, ora siamo rovinati, ha detto Flavio. Diciamo. Senti? Bella sta pista. Bella sta pista. Sai che quel gioco Didi e Kojima per Xbox sono affascinato? Sono interessato più che affascinato. Quelle due facce che urlano? Vai, io. Guarda, io ho lo stesso hype che avevo per Death Stranding, proprio sotto i piedi ce l'ho. Ma tu hai giocato a Death Stranding, io, Rocco? Sì, l'ho iniziato, poi mi ha rotto il cazzo dopo 10 minuti. È vero, un po' particolare. Bello. È molto affascinante, Cioè, non posso dire diversamente, perché in realtà ha un fascino mostruoso quel gioco lì. E che non capisci cosa succede, almeno per le prime 70 ore. Io sono arrivato fin dove la sorella, chi cazzo è, mi dà la missione, cioè vuole darmi la missione per appunto unificare tutto il mondo e sti cazzi, ma è... Grazie, non l'avevo giocato fino a quel punto. Sì, vabbè, ma cioè sì, vabbè, ma sono tipo la prima ora, cioè voglio dire, non t'ho detto un cazzo di strano.
Ma lo sai che io gioco i primi 10 minuti, poi basta. E allora, ma poi non lo giocherai mai, ma che cazzo vuoi? No, anzi, l'ho preso per PS5. Ah beh, allora per PS5 sì che lo giochi. E me lo potete sucare tutti quanti che sono primo! Ma sono anche terzo adesso. Ma è difficilissimo questa pista, ragazzi. Sì, la odio. No, non è difficile, è che abbiamo messo la 200. Ah, è una merda. Ma le colonne in cui non mi sono già piantato 70 volte? Rocco, qui davanti. Non fatemi battere Rocco. Vabbè. E baffa culo! No! Ok. Ho detto Rocco, c'ero vicino. E allora, da dove sei volato? In che senso dove sono volato? Cosa è successo? No, capito un cazzo. Bene. Benissimo, direi. Siete finiti ultimissimi? Io nono. Beh, buono, dai. Nick dice, Iso, che c'è la Director's Cut di Death Stranding su PS5 in super sconto. Ah, sì, no, l'ho presa infatti, 19 euro. È proprio quello che ho preso. C'è anche per PC, volevo provarlo, scaricarlo per PC. Ah, in realtà mi interessava... C'è sul Game Pass. Sì, Game Pass del PC. In realtà mi interessava la Director's Cut di Ghost of Tsushima. C'era da GameStop nel calendario dell'avvento oggi. Ma va? Ma sì, se tu sì. Non segui i miei video sul calendario dell'avvento, non è colpa mia. No, io li seguo. No, li seguo. È oggi che non l'ho visto. Allora sei un coglione. C'è tutta roba PlayStation, da God of War Ragnarok. Devo provare questo trending. Sì. Ma che ne so, non mi ricordo più. Guardati il video e vedi. Ma tu quei video neanche ti ricordi. Ma che cazzo ne so, io le registro a l'una di notte. Figurati se mi ricordo. È pessimo. E Sid che gioca a Pokémon Snap. Via. Farò schifo? Può essere. Ma questa è la pista orrenda di prima. Sì. Che tutti volevate scegliere per farmi torto. Però mi avete rotto il cazzo con sti guscirozzi, eh. Scusate se ho detto la parola guscio, non volevo. Mamma mia, che curva che ho preso, ragazzi! Passa Danfri, vai! Beccati, Rocco! Beccalo! Cosa becco? C'avevo la banana! Avevo la banana nel culo e mi sono salvato! Guarda che primo, guarda che primo! No, ma mi sto prendendo bene! Guardalo! Non lo so. Ho sbloccato un cazzo. Sono andato a finire contro il palo, vaffanculo. io ti seguo. Ho sbloccato la skill e mi sono preso bene con sta pista. Già prima stavo andando benissimo. Chi ha lanciato la bomba lì, sto maledetto Flavio infame. Flavio infame. Bene. Che bega. No. Acchiappatelo. Io si è rotto il cazzo con sto pallottolo Bill. Beh, però non ti va mai bene niente, eh. No, infatti. Mamma mia. Oh. Dai. Scusa Enrico, non volevo. Che cazzo è? È io, ma tu sei sempre in mezzo quando c'ho la stella, che cazzo vuoi? Ciao. No, vaffanculo! Porca putt...
Sempre! Sempre all'ultimo becco quel cazzo di rotolone di merda gommoso del cazzo! Superato Rocco, ma vieni. Ma vaffanculo! Avevo tirato pure il guscio rosso a Sansi, porca zozza! Bravo, bravo, bravo. Satinato Lies of P, God of War, Marvel, Spider-Man, ciao. Bravo, Nick. Mazza, oh. Come prima. Tanto tempo libero. Che beh, bravo comunque. Io non ho io penso di non aver mai platinato un gioco. Ma chi è che ha vinto questa corsa? Non ho visto. Forse Flavio. Ah, Flavio, sì. Ah, Flavio dai capelli rossi. Flavio dai capelli, sì, guarda lì che c'ha la corona. Samsi vuole battere Ruox. Adesso Samsi, ma ti batterò una volta. Ti faccio un culo nero di faccia adesso. Drive, drive, drive. Guarda lì chi è primo, Fare il merito con Ruox. Minion. Ma lì fai fuggi? Nella tabella bassa. No. Cazzo. Flavio, un tipo aggressivo come te non me lo vedo giocare a Kirby, non so perché. Ah, vabbè, va bene anche quella, per carità. Ma sì, dai. Restano tutti i sapori di dentro. Affanculo. Ma come cazzo fai qua, ciao? Sanzi, ti sei piantato contro il guardrail, cosa è successo? Ah, è diventato invisibile l'infamone. Toh, allora... è la miseria, è la miseria! Non si capisce una fava! Wey! Sono volato giù! Porca troia! Oh, dai! Vai pallottolo Bill, vai! Io con il pallottolo Bill non supero nessuno, vaffanculo però. Però ho scoperto con la 200, ho scoperto che esiste il freno. Che se no sì? Nelle curve vai dritto. Cosa scusa? Cos'hai detto? Io? Metti il coperchio. Mamma mia. Ma se non sono lo stesso anche se metti il coperchio. Vabbè, è vero. Ciao Fri. Bello. Non ci sto capendo un cazzo, non sto capendo. Non sto capendo una fava di niente. Io sto volando sempre tu praticamente. Anch'io. Io non lo so cosa sto facendo, ma lo sto facendo molto bene. Perfetto, basta essere convinti, no? Sì, sì, sì. Ma no, porca. Che culo di merda! Che culo! Mi indietro. No, cazzo, sono uscito. No, no, proprio adesso sono uscito, vaffanculo. Sto andato a cagare. Arrivato. Settimo. Settimo. Questo tipo. Terzo, terzo. Metti... Sansi, quanto puoi sucare? Quanto puoi sucare? Non sopra, di sbieco. Oh, che bello. Ah. Io il mio l'ho fatto oggi, eh. Adesso devo rompergli il culo a Flavio, ma già prima è successo, quindi va bene. Devi rosolare, ma poi tanto devono stare un'ora e passa dentro. Facciamo questo, ragazzi. Aspetta. Io ve lo faccio odiare sto flipper. Adesso scelgo sempre il flipper. Non faccio. No, no, no. Quella, la pista dei baby park. Ah, bellissima. Baby vai, park. Vai. Bellissima quella. Dopo sbagliato. Tutti i baby park, eh. Sono tutti i baby park. Ah, ma io guardo pista per pista. Ma state cucinando? Ma tra l'altro state cucinando sul telefono. Buono.
Stiamo cucinando? Sul telefono proprio? Si scalda tanto l'iPhone? No, mi sono avvicinato. Ah. Aggiungi due posti a tavola che io e Rocco arriviamo, Sì, sì, sì. Il motivo per cui prima non sono partito proprio neanche. Ah, questa è la Candy Mountain. No! Ma vaffanculo. Piaciuto superarmi, Enrico? Chiappa destro rosso. Niente, è riuscito a passarlo fuori! Fuori anche tu, vai! Tutti fuori! Ok, sesto. Ehi, chi c'è davanti? È appena partito un guscio blu. Termone. Che è questo? Stop. Come ho fatto a non prenderti col guscio rosso, James? Ho il coso, il turbo. Il guscio rosso mi ha superato. Niente. La porca di quella puzzola. Ma no, andare fuori, porca. Eh sì, capita anche quello. Super Enrico, Super Enrico, Super Enrico, Super Enrico! Super Enrico! No, sono andato fuori pista. Che schifo. Iso quarto, bravo Iso. Mamma mia. E stava cucinando, stava giocando. Stava giocando Cat in quel momento. Nick dice dai commenti che Iso sta giocando. No, anzi, sta usando Switch come tagliere. Così, bravo. Bravo. Allora, io ritornerei alla 150. Sì. Siamo vecchiotti io e Rocco, quindi abbiamo gli stessi non tanto buoni. Impressionante. Dai, le ultime poi io chiudo, ragazzi. Dai, va bene. Anch'io vado a mangiare e poi magari ci buttiamo. Io mi butto ancora su Smash un pochino con i ragazzi. E poi stasera ci becchiamo noi. Ma il marino c'è anche. Ah no, è vero, la Baby Park, mi sono dimenticato. Dopo la facciamo. La prossima. Dopo la segno, sì. No, perché Iso mi ha fatto fame, quindi faccio queste ultime corse poi. È ora? Sì. Noi allora, ragazzi, quando ci becchiamo dopo? Ci vuole un'ora comunque per farlo. 9:30 dopo? Cosa? 9:30? Sì. Allora, se è 9:30, Sansi, Flavio, dopo ci buttiamo su Smash. Rox fa un po' cagare. Allora, ma voi sapete che io Mario Kart 8 ho iniziato a giocarlo praticamente con voi adesso, perché l'ho comprato sulla Wii U ed è rimasto lì, perché la Wii U è la console più merdosa che sia mai uscita. Ed è strano che Mario Sunshine non sia uscito sulla Wii U, cioè andavano a braccetto le due cose. Gioco di merda, schifoso, maledetto Miyamoto del cazzo che ha creato quel gioco di merda. Ho sprecato tante ore di lavoro per fare quella cagata. Mortacci sua. Detto, ogni tanto ripenso ancora a Mario Sunshine. Dove? No, si vede un cazzo. Qua è dove ci sono gli Eddie Guerrero, vero? Sì.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che momenti di figlio! Mamma mia. Cocco. È andato a fanculo. Iso di merda. Del tuo guscio rosso del cazzo. Chiedo scusa se ogni tanto ho un linguaggio scurrile. Chiedo scusa, gente. Ogni tanto mi scappa. Per fortuna che non ho l'abitudine di bestemmiare. Se no qui un porcone ci stava tutto, ve lo dico. Va a cagare. Chiedo scudo. Ok. Allora, ripartiamo. Oh! E vaffanculo. Comunque sono quasi sicuro che in questo gioco qua conosce artiste dà un qualche tipo di vantaggio. Sì, secondo me anche. No, dico conoscere le piste. Ah sì, certo. Comunque dà un po' di vantaggio. Certo. Oh oh! A cagare anche le cose. Mamma mia, Flavio, a momenti ti facevo il culo pure qua. Ero lì, siamo arrivati quasi tutti insieme. Enrico e Iso. Se vediamo. La mia Switch si aspetta. Nick dice che la Wii U forse è la console peggiore di Nintendo, eppure ha venduto. Eppure ha venduto e ha avuto bei titoli, sì. Anche quello è vero. Baby Park, ha venduto. Baby Park. E non so dov'è, allora, James. Ma allora cacchio, dai. Figa, basta che mi dicessi allora dov'è. Allora ditelo. Provato. Bravo. Allora, la Wii U fondamentalmente ha venduto perché c'era la Wii prima. Perché se avessero fatto la Wii U subito dopo il GameCube, Nintendo a quest'ora sarebbe stata... cioè, chiusa, avrebbe chiuso i battenti. Ma, non so, boh. Sì, può essere. Ma ragazzi, la Wii U non è tutto un cazzo, eh. È andata come è andata. La Wii U è quella console che, dopo il Virtua Boy... è una console che non potete nominare se entrate in Nintendo. Sì. Prima cosa che fai quando entri, bella è sta Wii U che avete fatto, bravi. Se vado in Giappone voglio prendermi il Virtual Boy. Così, perché ogni tanto mi piace farmi venire mal di testa. Guarda Iso, che della fata. Tu non hai mai provato a buttarsi la... No. Neanche durante qualche fiera così. No, però ne ho sempre sentito parlare male. Infatti, anch'io ero incuriosito di provarlo, sinceramente. Mai provato. Murta Boy. Tu l'hai provato mai? No. Una roba simile a un altro videogioco della Tiger, una roba molto simile. Ma che interessante. Oh, come se la rischia! Mamma mia, sono finito quasi in culo. Guarda chi c'è. Ma vaffanculo! Ti acchiappo di rimbalzo con sto guscio verde, no, figurati. Adesso usiamo il fantasma. E si vola! Ma sbaglio, in questa pista qua ci sono pochi doppi blocchi. No! Bastiano infame! Cazzo, ho fatto una super derapata! I giovani sono forti, eh! Te l'ho detto, c'è un tanto tempo, che te devo dire? Eh sì, c'è un tanto tempo. Grazie loro. Vabbè, Iso, però mi sei venuto addosso, che cazzo! No!
Allora, James, ciao. Con tutte le minchie di cose che... Flavio. No, che cazzo. Flavio, ciao. Ti ho tirato due gusci rossi eppure ancora lì, bello, Flavio. Perfetto. Vaffanculo, va, perfetto un cazzo. A cagare. Allora, non mi ha salvato. È andata proprio bene quella cazzo di banana di merda. È bagnato? Grande. Si sentono un profumo d'alloro fantastico. No, mi fate venire fame voi due. Oh. Si sta facendo i cazzi loro proprio. Hai bagnato? Tu hai bagnato? Anch'io ho bagnato il bicchiere di vino. È bagnato? Cacchio sì, su Wii U è uscito The Legend of Zelda Wind Waker. Ah, quindi adesso stai facendo... Mamma mia, non l'ho comprato ai tempi, speravo che lo facessero su Switch. Speravo anch'io. Ma più che altro speravo in Twilight Princess e non quella cagata di Skyward Sword. Non vedo l'ora. Cagata no, vabbè, cagata no, però hanno studiato i tasti in un modo bruttissimo, secondo me. Sì, vero, condivido, Nick. Mi è piaciuto anche a me. Ho iniziato proprio da Wind Waker, no, la mia Legend of Zelda. Come c'è il pollo? Devi mettere un che palle sta pista! Mezz'ora. Mezz'ora, perché le tue in Rocco non vengono scelte mai. Ah. Mai, non ci caga nessuno, non ci caga. No. Gianfri 4-4 è arrivato e ci ha spaccato il culo, eh? Sì, infatti. Scusa Samsi, volevo. Niente, però è sempre... Come cazzo fai a essere lì che ti ho appena tirato un guscio rosso, quella grandissima... È un bot. Vacca trota. Ehi! Basta. Guarda che faccio Spider! Ho visto una cosa saltare. Ma che cazzo è successo? No, ma la cosa bella è che poi sono volato da non so dove e gli ho fottuto il doppio blocco a ISO. Cioè, è stata una cosa tremenda. Tra l'altro Yoshi veramente sta in verticale. Cioè è pazzesco, sta in verticale sulle piste. Mi è già successo più di una volta. Yoshi nero, eh. Sai che in Africa quando devono scappare dai leoni. Lo sapevo che arrivava. Quando devi scappare dai leoni si arrampicano ovunque, eh. Pensa che Jabber non c'è mai stato in Africa. No, pensate. Però pensate. Sì. Però ne so a pacchi, eh. Commentari. È probabile. Lavoro in nero? Mamma mia. No! Allora sei una merda. Scusa se te lo dico, non so chi sei, ma sei una merda. Sono io. Devo sei tu? La paternità di questa cosa. Allora sei una merda. Ma porca troia. E no! Guarda che sfigati che siamo. Sfigati però, è arrivato. Guscio blu, guscio blu! Mamma mia, se arrivava un secondo prima quel guscio blu, sai che ridere. L'importante era arrivare prima di Rocco, comunque. Vabbè. Infatti sono arrivato. Sì. Dai, c'è ancora una pista, no? L'obiettivo della giornata, arrivare prima di Rocco. No, ma anche perché lui ha detto, ma vedi, oggi ci sarà qualcuno più scarso di me. Invece no. Baby Park. Invece no. Io continuo a scegliere Baby Park, ma nessuno lo sceglie. Baby Park. Io mi sono fatto battere dalla qualunque oggi, ragazzi. Top 5 giochi di Zelda con Tears of the Kingdom che potrebbe essere sostituito con Breath of the Wild, visto l'innovazione della saga. Primo... Twilight Princess, secondo Ocarina of Time, terzo Tears of the Kingdom, quarto Wind Waker e quinto Majora's Mask. Scoperto. Grande. Samsi che hai scelto Baby Park. Vaffanculo. Sempre quella di Flavio, sempre.
Il profumo. Perché sennò Flavio spacca la cartuccia. Mi sa che Nintendo ha pagato Flavio. E per forza. Per farlo stare buono. Ultima corsa, ragazzi. Ah, caspita, che ansia. Che ansia. Ne va della nostra vita. Iso è il top. Lo voglio sul comodino. La sveglia. La sveglia. Sono le 6 del mattino. Caspita, che ansia. No, sono sceso. Wow. Che rischio, ragazzi. Vai, grazie. Arrivederci. None, sì, vai. Vai. Ok. Non ne sono caduto ancora, non ne sono caduto. E vaffanculo, ne sono caduto. Era uguale anch'io. E perché non bisogna prenderli quei cazzo di turbo, perché ti fanno finire fuori. È allucinante quanto ti facciano finire fuori quei turbo. Ok. Simone 2013 su Mario Kart 8 Deluxe. Chissà se ci raggiunge. Niente, io oggetti che fanno schifo. Ma va a cagare. No, sono preso sta pista, vorrei picchiare. No, picchiano si picchia nessuno. Ma vorrei picchiargli un porco. Ma vaffanculo! Scusatemi. Mi è uscito dal cuore. Come spesso capita. Vorresti tirargli un porco di 150 kg addosso, che forse è anche più cruento. Guarda, che cioè, mi danno oggetti di merda, ok, che sono ultimo, ma cioè, non lo capisco. Io come a me che gioco. Sono quarto e mi ha dato la stella e il guscio blu. Ma sì, non lo capisco, cioè, poi è buggato il gioco. O gli stai sul cazzo. O gli sto sul cazzo, ma probabilmente la seconda. Flavio! Flavio Succa! Samsi, sei una merda. Samsi l'ha fatto per me, voleva che ti battessi. Oh, adesso comincio a divertirmi. Oh, Iso, purtroppo lo scarso di turno è stato Enrico. Va a cagare. Cazzo, mi danno oggetti di merda. Dai, buono. Va bene. Pazzesco. Ragazzi, voi come siete messi? Ragazzi. Staccate, chi stacca, chi non stacca? Sì, io stacco, ragazzi. Ciao Flavio, mi raccomando, buona tombola. Ma sei sicuro? Perché tra un po' volevo mettere. Sono usciti via tutti. Tutti usciamo. Va bene, ragazzi. Direi che. Sì, l'ho letto cosa ho scritto prima. No, non posso dirlo, non posso leggerlo. Va bene, ragazzuoli, io vi saluto. Ciao. E ci becchiamo alla prossima. Ci becchiamo su GTA. Ciao James, sì. Grazie. Noi ciao, ci vedremo tra un po' su GTA. Ciao a tutti e grazie. Finisce qua la nostra live di Mario Kart, ragazzi, tutti hanno salutato. Salutiamo il buon Sansi, salutiamo Flavio, salutiamo Gianfri che si è unito a noi. Iso ha abbandonato il gruppo. Ah, vabbè, ok. Dai, facciamo una partita Smash. Noi facciamo una partita Smash e ci vediamo tra un po'. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.